Io sono molto contenta, più che altro perché il tempo passa, come passa in fretta il tempo, come diceva il grande Ciolalla. E noi ci siamo sempre, quindi siamo vivi e vegeti. Qualcuno se n'è andato, qualcuno no, ci sono state delle dediche negli scorsi anni, se devo fare un rendiconto, Giovanni, abbiamo avuto tantissimi ospiti, anche illustri nel passato. Otto medaglie d'argento argento, ogni anno c'è la Presidenza della Repubblica che ci dà questo riconoscimento. E perché? Perché è una manifestazione, adesso chiamerò l'assessore alla cultura, di ceto popolare. Non perché il livello artistico è basso, non esiste livello artistico basso, meglio alto, io lo dico, parlo da musicista. La musica, a prescindere dallo stile e dal contenuto, è una forma artistica alta. Io ho preferito mettere la foto di Platone, avete visto sul Debian, nel famoso quadro della scuola di Atene, che abbiamo studiato un po' tutti quanti, alle scuole superiori, dove Platone ha intervenuto in alto. Giovanni, tu sai che è il classico. Lo scientifico, ma un debito in alto dove dice la musica è una legge morale. E poi vicino, non c'è nella foto, ma c'è nel quadro generale, c'è Socrate che punta il dito in basso, dove la vita terrena, piena di pecche e di difetti, purtroppo è quella che ci tocca. E attraverso la musica è una legge universale, la musica non ha difetti, la musica è una legge pura, le note sono la perfezione in assoluto, cerchiamo di portare un po' di belle serate qui a Pescara. Non voglio polemizzare sui fondi, sulla cultura, sui finanziamenti, perché non ce ne frega assolutamente niente, noi insistiamo e persistiamo. Se ci sono più fondi abbiamo più possibilità, se ci sono meno fondi abbiamo meno possibilità, però comunque andiamo avanti lo stesso. Chiamo Giovanni Diacolo, lo chiamo di persona perché l'assessore è giovanissimo, una persona di grande cultura. Salve a tutti, Pescara è una città che cambia molto, si evolve a tante fasi di difficoltà, però se c'è una certezza di questa città è il successo di musicarla. In qualunque condizione, in qualunque anno, in qualunque cosa accade a Pescara, musicarla è sempre pieno. Qualunque amministrazione, qualunque accade, è sempre pieno, qualunque giorno, magari la professora Maria Bella Castiglione dice in agguato una manifestazione, qualunque coincidenza di eventi. Comunque giorno della settimana lei cresce e sta in strapieno di gente che la segue, che partecipa, e questo fa sì che Musicarte sia uno degli appuntamenti più aspettati, più amati, più frequentati da 21 anni in questa città. Una cosa incredibile, perché il fatto che Pescara cambia, le fasi siano anche difficili e siano complesse, fa sì che molti si perdono per strada, molte affezioni vengano meno perché le difficoltà sono tante. Allora, ma gli uffici artistici vengono a dire: ma chi non lo fa fare? Soltanto la passione? Sì, innanzitutto la passione, questo fa sì che tu la tua passione venga cambiata da tutti i musicisti, tutti gli artisti, tutto il pubblico enorme che la segue da sempre. Tra l'altro Musicarte mi viene da dire nel palco, perché io da ragazzo la seguivo nel palco, poi lei ci ha potuto fare questo generoso regalo di portare la sua importante manifestazione in un luogo che noi abbiamo moltissimo di questa città, che ha bisogno di essere frequentato e vissuto tutti i giorni, specie in questa stagione dove l'aula è tutte le sere aperto a iniziative culturali ogni sera fino al 21 settembre, fino quindi diciamo alla fine dell'estate, perché un posto così grande e bello non può rimanere diciamo tanto sconto per poche iniziative, ma deve essere vissuto e deve diventare patrimonio del cuore culturale di questa città. Quindi il quartiere domina, la città domina, e sicuramente avere un'iniziativa del genere qui per me è una grande felicità, perché ho la certezza che gli incontri saranno fondamentali, partecipare, il livello sarà alto, quindi abbiamo ben utilizzato questa bella struttura. E c'è una dei punti di forza musicale è che lei si rivolge a diverse generazioni, a diversi linguaggi musicali, diverse forme di strutture di musica per tutti i gusti. Chiunque può trovare nel cuore finto per andare a musicare il proprio percorso, la propria linea tra gli appuntamenti, o voler sentire tutti che è la cosa migliore. Grazie a tutti.
scena abruzzese ma internazionale. Sono i Ferri Corso, famosissimi, porteranno qua strumenti di epoca, traducendolo d'epoca, il liuto, la viola da gamba, i flautentichi, e abbiamo la partecipazione straordinaria di un marito, Nozzi Maschi, che canterà le arie barocche del Settecento. Non significa che la musica è classica, antica e media e contemporanea in jazz. Ho detto prima, la musica è fatta da 12 suoni, ognuno li assemble in un modo, ma la musica rimane sempre quella, cioè, come dice Platone, una legge morale. Questa sera è una serata molto piacevole e anche molto allegra, perché abbiamo radunato tre forze di tre donne pazzesche, tre donne fortissime, anzi quattro, c'è anche Diana. Sono veramente tre forze della natura, abruzzesi tutte e tre, perché la tipicità di questa manifestazione è avere sempre ospiti abruzzesi. Abbiamo, lo dico in ordine così spasso, non cronologico, Loretta Dintino, è un'artista abruzzese, ha anche una scuola di musica nel Chietino, lei è professoressa di flauto e ha una mini ensemble che suonerà questa sera anche. Tutti i brani come avete visto qua con voi anche a Sofia Zola. Poi c'è Elisabetta Fusco, che è il motore di questa, di questo gruppo corale a cappella, cioè senza strumentazione. Loro cantano senza strumentazione, che è difficilissimo appunto, che è Armonia Mundi, coro polifonico, e abbiamo la presenza di una voce straordinaria che non ha neanche bisogno del microfono, forse il microfono te la passa la voce, e cioè Patrizia Stellinieri, grande solista, grande cantante. Abbiamo la presenza appunto del maestra Diana Babò, che è una fisarmonicista, professoressa di fisarmonica, che accompagnerà appunto queste realtà corali, come anche con Francesco Paolo Tosti. Francesco Paolo Tosti è stato un autore ortonese, proprio la settimana scorsa c'è stato un concerto su Rai 5, c'era un tenore peruviano, in questo momento non mi viene, che ha cantato delle arie di Mozart, e come bis è cantato Francesco Paolo Tosti, pubblicizzando Ortona, quindi la nostra bella regione, su Rai News, quindi questo ci fa veramente molto molto onore. Allora, presento dal vivo i cantanti, appunto il coro polifonico Armonia Mundi, diretto dal maestro Elisabetta Fusco. Quindi sarà un excursus simpatico, perché saranno canti leggeri, canti folkloristici, insomma speriamo di farvi divertire. A questo punto a questo punto iniziamo, perché le parole saranno pochissime, lasciamo spazio alla musica. Iniziamo col far entrare il coro Armonia Mundi. Gianfranco Danieri, questo ragazzo preziosissimo, io vi chiedo un applauso.
dunque, se voi mettete musicante con la data relativa allo spettacolo, dico 24 agosto 2013, vedete il concerto di tutte queste ultime edizioni di musicante, come su YouTube, che ha migliaia di visualizzazioni. Io vi auguro una buona serata e vi chiedo cortesemente, appunto come ha detto Patrizia, di spegnere i cellulari. Grazie e buon ascolto. Scusate, un applauso alla maestra Elisabetta Fulci.
Oh.
Adesso lasciamo i classici e vi portiamo in giro per l'Italia. Andiamo nel Lazio e vi facciamo ascoltare una gita di Castelli.
adesso vi portiamo in Sicilia e vi facciamo ascoltare Ritmi a Danza. Thank you.
cantare tanto. Signori, buonasera, ringrazio anche io, a nome del coro del presidente Elisa Mennillo, del coro di suo Paolo Costi, la nostra amica Gabriella, che ogni anno ci invita e noi non possiamo fare altro che non rispondere sempre con molta gioia e con molto onore, perché veramente ci sembra sempre un piccolo angolo di questa bella manifestazione che è arrivata veramente alla ventesima edizione. Continua così contro ogni intemperie, vai avanti, grazie. Contro tutto e tutti, mi raccomando. La canzone Bruno Marinaro, versi musica
mentre le esibizioni si preparano, abbiamo anche il solista che è Franco Santa Lucia. No.
la sala da regno. Thank you.
grande applauso per me. La maratona di musica prosegue il suo spettacolo con un intermezzo che arricchirà il programma regalando ancora della grande melodia ed anche un modo per celebrare la musica in tutte le sue forme. Dove le parole finiscono inizia la musica, quindi passo subito a presentarvi il gruppo musicale che si esibirà regalandoci momenti di eleganza e atmosfera. Signore e signori, l'ensemble musicale. Il gruppo è composto dai musicisti che suoneranno i flauti e sono il maestro Loretta Dintino. Siamo il maestro Elisabetta Puzzi. C'è musica classica talmente bella da diventare popolare e leggera e c'è musica leggera talmente bella da diventare classica. Il primo brano di questo intermezzo è Tico Tico, è un brano di musica brasiliana molto conosciuto in tutto il mondo e composto nel 1917 dal musicista Zeghina de Brasileiro. In origine era un coro vocale. Signore e signori, l'ensemble musicale. Grazie.